Diciamo che sta nella maschera dal forte valore simbolico. Tratta il tema del rapporto ambiguo tra Stato e mafia che da decenni caratterizza il nostro paese. La donna Italia, no? Italia turrita, la donna classicheggiante con la corona che indossa il tricolore sta diventando una piovra. I politici sono abbracciati a questa creatura per mantenere il loro ruolo istituzionale guadagnato, tra virgolette. La parte dominante della maschera sono questi tentacoli che sono addirittura più grandi dell'Italia stessa, si apriranno e si chiuderanno, però a tratti si arrabbierà, cambierà espressione, prenderà delle sembianze mostruose. Per le idee mi rifaccio sempre ai cari del passato, ai grandi del passato. Gian Menghino negli anni 70 propose una piovra, sì, una maschera abbastanza menghiniana, via, un omaggio al maestro Menghino. Spero che rida la gente, che si diverta, perché il carnevale serve sempre a quello.